Autolinee Toscane ha presentato la nuova biglietteria in Piazzale Verdi e i nuovi autobus che serviranno le linee urbane ed extraurbane. Con un investimento di circa 40 milioni di euro, l'azienda immetterà sulle strade della Toscana entro il 2023 più di 220 nuovi mezzi. Un bel segnale per Lucca e per il nostro sistema di trasporto pubblico. 44 nuovi mezzi e una biglietteria ammodernata sono i primi segnali forti del nuovo contratto. Alla flotta si aggiungeranno poi altri 137 nuovi autobus che AT acquisterà per conto di regione ed enti locali tramite 26 milioni di contributi derivati dai fondi del Piano Nazionale Strategico della Mobilità Sostenibile e del PNRR per l'offerta di un servizio sempre migliore sia in termini di mezzi che di personale. Eravamo sotto di quasi 300 persone dal punto di vista occupazionale. Ne stiamo assumendo circa 220, circa la metà dei mezzi a Lucca hanno più di 13 anni. Rinnovare il parco vuol dire migliorare il servizio, avere più persone che possono fare il servizio, fanno saltare meno il servizio, avere più autobus che fanno il servizio con questa qualità che voi vedete vuol dire garantire che il servizio sia sempre più efficiente. I nuovi autobus si distinguono inoltre per minori consumi ed impatto ambientale, oltre che per una nuova veste estetica. Colore blu per i mezzi extraurbani e bianco per il trasporto urbano, mentre le circolari arancioni verranno via via dismesse. Con i nuovi mezzi sostenibili, ecologici, di nuova generazione, sicuramente Lucca sarà, il trasporto pubblico sarà sicuramente un'eccellenza.